C'era in loro, in quelli che ho incontrato io, una sicurezza di essere superiori, di essere della razza superiore. Quale razza? Quella umana? No, non erano umani quelli che ho incontrato io, ed erano tanti, uno dopo l'altro. Mi chiedono, signora, ha perdonato? No. Non ho perdonato, non ho questa forza. Io non ho perdonato come non ho dimenticato, perché certe cose io non riesco, non sono riuscita mai a perdonarle. Rondine Cittadella della Pace si tinge di giallo come la farfalla che vola sopra l'affilo spinato. Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta dell'Olocausto, ha infatti scelto il borgo medievale aretino per la sua ultima testimonianza pubblica dedicata, come sempre ha fatto nei suoi ultimi 30 anni, ai più giovani, agli studenti. E qualcuno ci diceva che la guerra stava per finire e che i tedeschi la stavano perdendo, beh, era qualcosa veramente da perdere la testa. Successe una cosa incredibile e straordinaria. Mi camminava vicino il comandante di quell'ultimo campo. Si mette in mutande, si riveste, si vuole rivestire, vuole buttare via la divisa, butta via la pistola. Non ero quella che sono oggi. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Lasciando la mano sacra di mio padre, man mano, giorno dopo giorno, ero diventata un'altra, quella che loro volevano che io diventassi. Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare. Fu un attimo, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno. Che io non ero come il mio assassino, non ho raccolto quella pistola e da quel momento, finisco sempre così, sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso.